show you the way. 'Cause you're the only one I ever want to stay. Ciao ragazzi, sono tornata finalmente con un nuovo video in italiano e questo video sarà, come avete visto dal titolo, un video sulla nuova palette di Urban Decay Naked It. Questa è una delle nuove Naked palette, ne hanno fatte moltissime e questa è quella dai toni caldi che penso stessero aspettando tutti. Allora, parliamo un po' di questa palette. Ho visto che io l'ho ricevuta in questi giorni, quindi siamo un pochino più in ritardo rispetto agli americani che hanno già fatto video su questa palette aiosa. Quindi ho deciso di fare questo video in italiano appunto per questo. Questa sarà una super first impression sulla nuova palette Naked It di Urban Decay. Allora, prima cosa, andiamo subito a parlare del packaging, bellissimo. Questo è il packaging della palette, ogni volta Urban Decay ha un packaging fantastico e questo è ispirato a un set di fiammiferi, diciamo, infatti è per questo che il packaging era come una box di fiammiferi. Il packaging invece della palette è anche questo molto bello, forse uno dei packaging che mi piacciono di più perché non è di quei packaging con... Quante volte sto dicendo packaging in questo video? Troppe! Non è di quelli che hanno... quelli che hanno fatto all'inizio, per esempio, che erano tipo di camoscino, morbidi, vellutosi, però è di plastica dura, che secondo me è molto, molto sturdy. Metterò qui la parola in italiano perché non mi viene in mente adesso. Per vedere dei close up. E questa invece è la palette al suo interno, forse la vedete leggermente più calda di com'è in realtà. Allora, nella palette abbiamo un mix di shades metalliche e matte, molto belle, quindi abbiamo molte shades matte tra cui scegliere, che è una buona cosa perché ultimamente alcune palette hanno più shades shimmer che quelle matte e potrebbe essere un pochino complicato andare a realizzare un look solo con la palette avendo troppe shades metalliche rispetto a quelle opache. Invece qui abbiamo molte shades opache tra cui scegliere. Mi ero dimenticata di dire precedentemente che qui c'è un pennellino dual-handed e abbiamo un blending brush e pennello che secondo me può andare bene per picchiettare le shades sulla palpebra. Sono molto morbidi, hanno setture molto morbide, però sono un pochino rigidi, diciamo, quindi secondo me c'è comunque bisogno di un altro blending brush perché questo, come vedete, è molto, molto rigido rispetto a un blending brush del genere che invece è molto più soft e quindi può andare bene per applicare per esempio la transition shade, una shade più chiara, mentre questo per andare a intensificare magari l'angolo esterno potrebbe essere perfetto, ma lo testeremo subito e farò appunto una super first impression. Ma prima della first impression volevo farvi vedere appunto degli swatches di questa palette. Farò swatches con il dito e anche con il pennello per farvi vedere, perché ho visto che in questo periodo vanno molto sia swatches con il dito che con il pennello, perché abbiamo capito che gli swatches solo con il dito non fanno capire la vera performance di un ombretto e quindi quelle magari con il pennello possono aiutare un po' di più a far capire se l'ombretto è sfumabile, magari nel caso di un ombretto matte, o se è bello pigmentato nel caso di un ombretto shimmer. You were the only one that kept me alive.
all this time. Fear can grip me and I but somehow, somewhere you make me believe. I could see it in your eyes. So take me. Ok, andrei ad applicare Chaser, questa shade qui, la seconda, su tutta la palpebra per andare a fare quindi una base. Ho già applicato correttore, come correttore lo Shape Tape di Tarte e una cipria sopra, però per essere sicuri direi di andare ad applicare quello e possiamo farlo con il pennellino, la parte più diciamo grande. Mi vado a prendere un po'. Abbiamo un po' di kickback e fallout. Il kickback è quello che vediamo appunto nella palette quando andiamo a prendere gli ombretti e il prodotto è davvero tantissimo, forse ne ho preso un pochino troppo, quindi vado a tirare via e vediamo. Lo specchio all'interno è molto bello e sembra di una qualità ottima, quindi proviamo ad usarlo magari anche per il video. Ok, non c'è nulla da dire su questa shade perché il colore della mia palpebra, quindi va benissimo così. Penso che userò Soust, quindi vado a prenderlo con un NYX Professional Makeup numero 16 e anche qui abbiamo un po' di kickback, non si vede particolarmente, ma vedete che è un po'. È possibile che abbia già dei problemi? Oddio. Oh mio Dio, ti prego, dimmi di no. Sto applicando la shade ma ha cambiato colore. Oh no. No, 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 l'incubo della subculture di nuovo, no, no, grazie. No, 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 no. Sì, è molto pigmentata come la subculture, un pochino polverosa, non so bene quali siano gli ingredienti. Tra i primi ingredienti, cioè il primo ingrediente è talc, so... Gli ombretti sono particolarmente polverosi, quindi questo significa che è meglio se vado ad applicare una base magari diversa. Ok, I'm back! E ho portato pure uno spuntino nel caso mi venisse fame. Sta diventando ora di pranzo e quindi sono affamata. Allora, che cosa ho fatto? Ho tirato via la base e ho applicato di nuovo il Shape Tape con un po' di cipria. Adesso andrò ad applicare altra cipria in modo... da avere una base super super incipriata, flawless, eccetera. E questo perché gli ombretti a base di talco, come quelli della subculture, vanno a appiccicarsi a qualsiasi cosa in modo diverso. In pratica, se avete giusto un pezzettino di palpebra che non è stato incipriato bene ed è leggermente più appiccicoso di un altro, allora sarà un disastro perché l'ombretto andrà a appiccicarsi in modo diverso e starete a sfumarlo per 6.000 anni, ma non succederà nulla. Allora, ho usato la shade Soust, cancelled completamente. Vado a usare Low Blow. Anche qui abbiamo un bel po' di kickback. Vado ad applicarlo nella piega come
Transition shade. Molto pigmentata. Sì, sembra che mi dia sempre lo stesso problema comunque. Vado ad utilizzare una tecnica diversa allora, perché con queste shades appunto che hanno all'interno del talco, ho visto che molta gente, molte ragazze in quest'ultimo periodo usano il prodotto, gli ombretti in maniera diversa. Vanno invece che sfumare troppo veloce, forte nella piega, vanno a picchiettare il prodotto. Quindi quando abbiamo prodotti così tanto pigmentati, magari è meglio solo andare a picchiettarli. Mi scuso per lo specchio, ma ho bisogno di essere abbastanza precisa per potervi dare una buona first impression del prodotto. Ok, quindi vado prima a picchiettare tutto il prodotto e poi lo sfumo piano piano. Sono al primo piano, cioè primo, in realtà no, sotterraneo. È passato un aeroplano. E mi tremano le finestre. Allora, quindi questa shade è un pochino più burrosa dell'altra. L'altra era un pochino più polverosa, quindi low blow mi piace. E vado a intensificarla sempre di più. Sì, mi piace decisamente. Ora vado ad applicare i Devil. Lo applico bene nella piega, picchiettando sempre, come vedete. Prendiamo un po' di prodotto. Picchietto bene. Allora, direi di andare a picchiettare En Fuego sulla palpebra. Vediamo un po' che cosa succede. Dovrebbe essere una shade molto pigmentata, quindi potrebbe bastare così, non servirebbero... No! Volendo si possono applicare delle basi sotto, tipo una matita, però comunque non riesco bene a capire come si comportano questi ombretti, quindi forse è meglio non andare a utilizzare basi diverse, perché poi potrebbe essere difficile da sfumare dopo. Quindi vado ad utilizzare il pennello, sempre questo qui, per picchiettare l'ombretto sulla palpebra, e prendo In Fuego pigmentato. Ok, vado ad applicarlo su tutta la palpebra. Abbiamo un pochino di fallout, ma non troppe, quindi non è così disastroso. Ok. Non ho ancora provato l'altra side del pennello, quindi direi che forse è bene provarla con Ashes. Ok, ci siamo. Vado ad applicare i Devil per schiarire un pochino. Allora, passiamo alla lower lash line con una faux black di NYX. Questa qui è Burnt Sienna. Secondo me è molto fitting. In questo caso vado ad applicarla inner lash line e anche un pochino sotto, e poi andiamo a sfumarla. Un pennello Jessup Flat Definer. Io utilizzerei forse Cayenne, giusto per utilizzarlo perché sembra un colore molto carino, e vado ad utilizzarlo con questo pennellino di Primark, di un set, vediamo. Cayenne, I like it.
vorrei andare a intensificarlo un pochino con En Fuego. Vado a prendere un NYX Professional Makeup numero 34 e vado ad applicare En Fuego più vicino alla lower lash line. Intensifico ancora di più, forse sento un pennello, con il pennellino Flat Definer di Jessup che ho usato prima, e prendo Ashes. Vado ad applicarlo sopra la matita, questa è una specie di trick per farla durare di più. Ed è lo stesso colore della matita Burnt Sienna di NYX, quindi nice. Oh, non avrei dovuto farlo. Sfumare la matita sopra mi sta tirando via tutto il prodotto vicino. Vediamo se riusciamo ad aggiustarlo. Allora, utilizzo il pennello 34 di NYX che ho usato prima con En Fuego. Vado a gettarlo sopra. Ora, sperando che funzioni, utilizzo quest'altro pennellino di Primark che sto testando e vado a prendere Ashes. Forse dovrei andare ad applicare una shimmer shade all'inner corner, e qui c'è una shimmer shade per l'inner corner, mi sembra l'unica possa essere l'ambre. Ok, vado a bagnare un pochino il pennello, forse così anche troppo, e prendo l'ambre. It's dark! Mi si vede che è abbastanza scuretta. Quindi andrei a mescolarla a Ans, fare un mix dei due. Ok, questo è il occhio quasi finito. Ora vado ad applicare mascara e ciglia finte e poi creo l'altro occhio nello stesso identico modo. Vedrò se avrò gli stessi problemi oppure riesco a capire un po' meglio come sono fatti questi ombretti per riuscire a utilizzarli meglio. Appunto, come ho detto, questa è una first impression, quindi sto catturando, diciamo, tutti i miei primi pensieri in camera, e questo potrebbe essere utile o non così tanto, perché non riesco a darvi una review più lunga, diciamo. Però questo è quello, questi sono i miei, diciamo, primi pensieri, first thoughts sulla Naked It. Vedremo un po' che cosa dovrò dire nei final thoughts. Ok, sono tornata con i miei final thoughts su questa palette. Allora, stiamo parlando appunto della Urban Decay Naked It. Quindi, essendo una delle Naked Palette, questa palette ha tutti i toni molto naturali, però su appunto i toni caldi, che in questo periodo abbiamo visto moltissimo ovunque e ci piacciono tanto, soprattutto in estate barra autunno. Infatti ho voluto fare questo look molto molto autunnale. E allora, considerazioni: la comprerei e la consiglierei, e a chi? Io personalmente non comprerei questa palette in questo periodo perché uno, not a lot of money, che è da considerare, e non ho mai comprato una Naked Palette, più che altro perché sono più... non sono una ragazza dai toni neutri troppo spesso. Mi capita sì di utilizzarli se faccio trucchi da tutti i giorni, ma di solito non mi trucco particolarmente. Mi trucco più che altro per Instagram e quindi mi piace provare ombretti magari più particolari, tipo con finish diversi, oppure colorazioni magari mai viste o molto particolari, difficili da trovare, e quello è quello che mi piace. Quindi preferirei comprare una palette dai toni molto colorati, tipo la scorsa collezione di Urban Decay. Quindi non mi troverei a comprare una palette
Naked, anche se dai toni caldi, quindi molto bella da vedere. E non la consiglierei personalmente a persone alle prime armi come le altre Naked Palette, perché l'ho trovata un pochino difficile da usare, perché è molto molto pigmentata e leggermente polverosa, non in senso per forza cattivo, però essendo a base talco, di talco, è un po' difficile da utilizzare, quindi bisogna trovare alcuni accorgimenti, utilizzare una base molto ben incipriata e non andare a sfumare l'ombretto in un determinato modo, ma andando a picchiettarlo. Quindi appunto ci vogliono degli accorgimenti che magari non tutti possono avere, e una persona alle prime armi magari potrebbe trovarsi in difficoltà con questa palette. Per quanto riguarda le shades, la selezione mi sembra buona. Le shades opache mi piacciono molto, sono l'unica cosa, magari questa shade non è abbastanza scura per poter avere magari un look completo un pochino più intenso, però di shades ce ne sono davvero moltissime, sia opache che metalliche. Le shades metalliche sembrano molto belle, anche se non le ho provate in questo look. Sono sicura che ovunque potete trovare un look con il metallico sulla palpebra, e ci saranno un milione di tutorial probabilmente. Io non mi sento di dare giudizi con numeri a palette, e perché non è abbastanza, cioè dire gli do un 7, gli do un 8, non è abbastanza, potrebbe essere un 7 probabilmente. Mi piace, ma non penso possa arrivare nei miei preferiti del prossimo mese, per esempio, appunto per tutto quello che ho indicato precedentemente. Il look finito mi piace molto e secondo me potrebbe stare bene a moltissime persone. Molto autunnale, molto fall vibes, ma anche un po' magari con una nude lip, qualcosa che può essere utilizzato per la sera, per il giorno, rispetto a quanto siete outgoing, daring and stuff. Mi sento di poterla chiudere qui, diciamo, di poter chiudere qui il video, e quindi di poter salutarvi qui e andare a fare le foto, swatches e altre mille altre cose per questo video, che spero possa venire carino. E fatemi sapere se l'avete comprata, se l'avete provata, magari swatchata da Sephora. Cosa ne pensate, se vorreste comprarla, cosa ne pensate se l'avete già, e magari mandatemi anche dei vostri look, se volete ricreare questo look o se avete creato dei vostri look con la palette Naked, mandatemeli su Instagram a My Vision Beauty, così potete appunto, potremo scambiarci magari un po' di foto, consigli, eccetera. Mi farebbe molto piacere, quindi non ho altro da dire e possiamo chiudere qui il video. Ci vediamo nel prossimo.